Ma il catalogo di una mostra è una cosa ancora necessaria? Sicuramente sì, principalmente per tre motivi. Prima di tutti perché se è fatto bene è sicuramente uno strumento di ulteriore approfondimento rispetto ai contenuti che abbiamo visto durante l'esposizione. Non si riesce, spesso non si può mettere tutto in mostra. Non sempre si riescono a sintetizzare in una mostra anni di studio e quindi se uno ne vuole sapere di più, vuole scavare in fondo, più a fondo in quell'argomento, nella vita dell'artista, a seconda di quello che stiamo trattando, si compra il catalogo, se lo sfoglia, se lo legge, se lo studia, eccetera, eccetera. Il secondo motivo è che il libro o il catalogo che sia è comunque un documento che in qualche modo resta per sempre nella storia dell'arte, diventa un punto fermo su quella questione. Si condensa e si congela lo studio che si è fatto intorno ad un determinato artista, a un determinato argomento, a una determinata corrente, si trasforma in un oggetto che possiamo consegnare a tutti gli altri che sono interessati a quello che stiamo dicendo. Il terzo motivo è che il libro, il catalogo, è un oggetto bellissimo. È bello proprio come oggetto, come regalo, come cosa da possedere, da collezionare, da prendere in mano, da guardarselo, sfogliarselo, sentire l'odore della carta, della stampa. Insomma, tutti i bibliofili, o meglio i bibliomani all'ascolto, sicuramente capiranno di che cosa sto parlando. È quasi un feticcio. Ma la cosa più importante di un catalogo è ovviamente il suo contenuto. Il libro alla fine è un supporto, è un mezzo per far arrivare ad altre persone quello che abbiamo studiato, quello che abbiamo scritto, oppure la vita, le opere, il pensiero di un artista che meritano di essere divulgate e fatte conoscere al mondo. La domanda è: il contenuto attraverso le pagine di un libro quante persone può raggiungere? A quante persone riesco realmente a far arrivare tutta la fatica che ho fatto per riempire pagine e pagine di storie, di immagini, di racconto, di considerazioni, di idee? Se pensate che la tiratura di un libro si aggira intorno alle 1000 copie, vuol dire che il mio racconto materialmente più di 1000 persone non può raggiungere nel migliore dei casi. Se ci pensate, sono davvero pochissime rispetto a quelli che potrebbero davvero essere interessati in ogni parte del mondo ad ascoltare la nostra storia, le nostre argomentazioni e magari, perché no, a discuterne direttamente con noi. Come possiamo fare per diffondere il nostro lavoro al di là del limite fisico della carta stampata? Il libro, o meglio il contenuto del libro, il nostro contenuto oggi, per fortuna, ha sicuramente delle chance in più grazie al digitale, al web, ai social in generale. È lì che il libro deve e può andare a trovare una sua nuova e più ampia dimensione, una diversa capacità di arrivare ai suoi lettori, ai nostri interlocutori. Sono davvero convinto che sia giunto il momento di dare al libro una possibilità in più, e far uscire le parole dalla carta stampata per usarle in maniera nuova attraverso canali nuovi con mezzi nuovi. Il libro, il catalogo, in qualche modo devono diventare un media con più dimensioni che vadano veramente al di là di quelle fisiche. Gli dobbiamo dare una dimensione in più che gli permetta di arrivare non più soltanto a 1000, a 2000 persone, ma a centinaia di migliaia. Gli dobbiamo dare una dimensione che permetta di far arrivare il nostro messaggio a milioni di persone. Nel prossimo futuro, quindi, secondo me il lavoro dell'editore deve essere proprio questo: veicolare i contenuti in tutte le forme possibili e attraverso tutti i canali possibili, adattando la forma di volta in volta a seconda dei mezzi e dei canali, facendo diventare il contenuto come l'acqua, liquido, capace di adattarsi ai vari contenitori che andranno ad ospitarlo. Il digitale ci dà questa grande possibilità, e siccome fare arte, far cultura, vuol dire anche e soprattutto divulgarla, metterla a disposizione di tutti, sfruttiamola questa possibilità. Diamo al libro una nuova e grande chance. Diamo al libro tradizionale una nuova e, se vogliamo, infinita dimensione.